Sul palco si rappresenta spesso ciò che sta alla superficie della vita, l'apparenza della realtà qual essa sembra, ma la realtà stessa che viene alla ribalta, quella realtà che ciascuno si porta dentro. Una servetta, un po' dispettosa e beffarda, tira fuori dal suo zainetto un berretto a sonagli, se lo caccia in capo e scappa via. Entrando nella cannoniera del castello, trova allestito una sorta di palcoscenico, un treppiedi vicino ad uno sgabello, un tappeto con su due tavolini e qualche sedia, due paraventi ed uno specchio. La servetta si chiama Fantasia, corre verso una finestrella e appena la apre le appare. Signori, che cosa vogliono? Perché, Porgride? Non impedirlo al suo fatale andare. Ah, devo tacere. Devo tacere perché lo comanda chi? Ma chi è lei? Pensi a mettere in ordine questo caos invece di impicciarsi. Giungiamo da lontano e vi chiediamo asilo. Siamo in cerca di un autore. Ma qui non c'è nessun autore, perché non abbiamo in prova nessuna commedia nuova. Allora, signore, potremmo essere noi la loro commedia nuova. Oh, senti, senti. Già, ma se non c'è nessun autore, tranne che non voglio essere lei. Nuovissimo caso d'un autore che si rifiuta di far vivere alcuni suoi personaggi drammatici. Siete voi? E allora lasciamoli andare dove sono soliti andare, personaggi drammatici, su un palcoscenico, e stiamo a vedere cosa ne avverrà. Ma lei sa solo impicciarsi. Mi creda, siamo veramente sei personaggi, signori, interessantissimi, quantunque sperduti. Vogliamo vivere, signore. Oh, guarda, guarda. Vogliono vivere noi. In un momento come questo, e dove sarebbe il copione? È in noi, signore. Il dramma è in noi, siamo noi. E ci urge di rappresentarlo, così come dentro ci arde la passione. La passione mia, se lei sapesse, signore, la passione mia per lui. Sono avida di vendetta. Se solo si potesse prevedere tutto il male che può nascere dal bene che crediamo di fare. Mio demone, creare per la mia famiglia una realtà a modo loro, mentre non lo è. Che cos'è la moralità? Una facciata di comodo, una maschera ingannevole. Uomo, solo dinanzi alle debolezze della carne. Wow, chi intende è bravo. Ma io non capisco. Ma non può comprendere la passione chi non l'ha provata. Si spieghi più chiaramente. I personaggi raccontano agli attori la loro storia perché possono rappresentarla. Il padre si è separato dalla madre dopo aver avuto da lei un figlio. La madre, sollecitata dal padre, si ricostruisce una famiglia con il segretario che lavorava in casa loro e ha da lui tre figli, la figliastra, la bambina e il giovinetto. Morto il segretario, la famiglia cade in miseria, tanto che la figliastra è costretta a prostituirsi nell'atelier di Madama Pace, dove la madre lavora come sarta. Qui si reca abitualmente il padre. E lei l'ha accettato? Non si sa come, un bel giorno si trovò lì. E mi dica, mi dica! Aspetti un attimo, la prego. Per intenderci, deve prima conoscere la situazione sua. Ma lascia star me, che io non c'entro. Come non c'entri? Non c'entro e non voglio entrarci. Sai bene, non sono fatto il figurare qua, in mezzo a voi. Hanno tutti buon gioco, signore. Una parte facile. Tutti contro di me.
Ma lei si immagina un figlio che un bel giorno, mentre se ne sta tranquilla a casa, tocchi di vedere arrivare tutta spavalda una signorina che gli chiede del padre, a cui ha da dir non so che cosa, un tono molto ambiguo chiedendo denaro. Non lascia supporre che lui deve, perché ha tutto l'obbligo di darlo. No, difatti questo obbligo è per tua madre. E che ne so io? Quando mai l'ho vista io, signore? Quando mai ne ho sentito parlare? Me la vedo comparire così un bel giorno con lei, bambino, con quella ragazza. Mi dicono, lo sai, anche tua madre. Quello che sento, quello che provo, non voglio esprimerlo. Lasciatemi in pace. Sì, tutto questo mi interessa, mi intriga. Intuisco che c'è materia da creare un bel dramma. Una tragedia greca tra il vintage e la quotidianità. Si potrebbe veramente provare. Ma così non va. Non c'è lei. Sempre che te pregunto, e quando e come e donde, tu sempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Eccola, eccola. Di dove è comparsa quella lì? La tenevano in serbo. Ebbene? Ma che succede? Cosa si dicono? Così non si sente nulla, su via. Tolga quella mascherina che non si comprende niente. Non so mica cose che si possono dir forte. Le ho potute dir forte io per la sua vergogna, che è la mia vendetta. Che bello onor s'acquista in far vendetta. Ma per madame è un'altra cosa, signori. C'è la galera. E cioè, signor, perché io non chiedo approvecciarme, avvantaggiarme. Come, scusi, lei parla così? Sì, signore, parla così, un po' italiano, un po' spagnolo e anche mezzo siciliano. Ah, non mi pare buona crianza che è di rirone mia. Sì, io mi sforzo di parlare come posso, italiano siciliano, signor, come ghiè? Ma no, ma anzi, ma parli così, bellissimo. Effetto sicuro, guardi, effetto sicuro. Benissimo, come no? Sentirsi far con un tal linguaggio certe proposte. Effetto sicuro perché par quasi una burla, signore. Ci si mette a ridere a sentirsi dire che c'è un viejo signor che vuole amusarsi conmigo. Non è vero, madama? Viejito, cioè, viejito linda. Ma mejor para ti. Che se non ti dà gusto, ti porta a prudenza. Strega! Strega, assassina la figlia! No! Mamma, no! Su! Su! Dunque, madama. Ah, no, grazie tante. Io a chi non fanno più nada, cutamaccia, qua. Me voi, sicuramente. Proviamo. Io sarò il padre. Io sarò la figliastra. Tra gli attori e i personaggi si apre ben presto un contrasto insanabile. I personaggi non si riconoscono nell'interpretazione degli attori. Noi siamo qua tra noi. Lei darà domani di noi quello spettacolo che crederà, concertandolo a suo modo. Ma vuole vedere davvero il dramma? Scoppiare davvero come è stato? Vuole vedere la catastrofe infernale come esplosa nella mia famiglia, peggio della grande guerra? Ma sì, ma non chiedo di meglio! Ebbene, faccia uscire quella madre! No, non lo permetto, signore, non lo permetto! No, non capisco. No, è il passato che si fa presente e avviene ora, avviene sempre. Il mio strazio non è finito, signore, e questa è scappata, è fuggita via da me, e si è perduta. Se io ora me la ritrovo qui è per questo, per rinnovarmi sempre vivo e presente lo strazio che io ho vissuto anche per lei. Lei può rappresentarmi come vuole, signore, non mi importa. Purché abbia almeno le braccia nude. Perché guardi, stando così, mi vedevo pulsare sul braccio, qui, una vena. Come se quella stessa vena mi facesse ribrezzo e strizzai gli occhi. Così, figlia mia, bruta, è mia figlia, non vedi che è mia figlia?
sì, benissimo, benissimo. E andiamo avanti, signori miei, e veniamo al fatto. La bambina, giovoca e ignara. Nel sole, signore, felice. Oh, amorino mio, che cosa terribile è stata pensata per te. Tu vuoi acchiappare quel palloncino che vola via? No! Rosetta mia, no! La mamma non bada a te, per quella canaglia di figli. Io sono con tutti i miei diavoli in testa. Che fai lì? Che nascondi? Sciocco. Io, invece di ammazzarmi, avrei ammazzato uno dei due, o tutti e due, il padre e il figlio. Pem! Pem! Benissimo! E contemporaneamente? Ma che contemporaneamente? Non è vero, signore, non c'è stata nessuna scena tra me e lei. È vero, signore. Ero entrata nella sua camera per votarmi il cuore di tutta l'angoscia che m'opprime. Ma appena lui mi vide entrare... Me ne andai. E poi? Ma perché mi vuol far dire, signore? È orribile. Non hai tu spirito di pietate alcuno. E la bambina? Là, con il suo palloncino. E allora lei? Accorsi, mi precipitai da lei, ma un tratto mi arrestai. Vidi una cosa che mi gelò. Il ragazzo, là, fermo, con occhi da pazzo, mentre guardava la sorellina sparire tra le onde. Figlio! Figlio mio! Si è ferito! Si è ferito! È morto, davvero, ragazzo, è morto! Ma che è morto? Finzione! Finzione! Ma che creda. Finzione, signore! Realtà! Realtà! Che manicomio! Finzione! Realtà! Questa è realtà! Chi ha l'avventura di nascere personaggio vivo può ridersi della morte. Non muore più. Morrà l'uomo, lo scrittore, strumento della creazione, ma la creatura non muore più. Nati vivi volevano vivere. Ebbero l'avventura di trovare una fantasia che li seppe far vivere per l'eternità. Vorrei essere tutto. Finisce qui o forse no? Il viaggio attraverso gli inferni, i purgatori e i paradisi degli uomini. E fu così che uscirono a rivedere le stelle.